Noi siamo alla vigilia della legge di stabilità, abbiamo bisogno che questo Paese, il Governo, prenda decisioni sulle politiche industriali, che riduca le tasse ai cittadini, in particolare ai lavoratori, ai pensionati, al lavoro in senso generale, che penalizzi le rendite e le speculazioni. Abbiamo bisogno di razionalizzare la spesa pubblica attraverso serie riforme istituzionali che debbono essere fatte. Chiediamo alla politica un senso di responsabilità. Il prefetto ha condiviso queste nostre preoccupazioni, noi sul territorio siamo impegnati in una serie di iniziative e anche di eventuali accordi con la prefettura proprio per dare risposte alle sofferenze e ai disagi che i cittadini subiscono dalla crisi, per cercare naturalmente di far ripartire il volano dell'economia. Anche il prefetto è consapevole delle difficoltà che i cittadini sul territorio, i lavoratori e le lavoratrici stanno subendo da questa lunga crisi che ormai attanaglia da molti anni anche appunto le nostre zone. Siamo impegnati su questo perché proprio i dati ci dicono che sul fronte della disoccupazione giovanile, quella femminile, ma non solo, i dati sulla povertà che stanno aumentando. Allora da questo punto di vista le istituzioni debbono essere salde, solide e diciamo serie da questo punto di vista.